Buonasera, bentrovati alla terza edizione del TG6 che apriamo parlando dei tragici fatti di Bruxelles, perché questa sera a Pescara c'è stata una manifestazione di solidarietà per ricordare le vittime degli attentati all'aeroporto e al metro di Bruxelles, una partecipazione di tante associazioni e anche di semplici cittadini. Vediamo il servizio. Ma esorta tutti noi a dire che il terrorismo non vincerà e che ora le istituzioni nazionali e internazionali devono unirsi e riaffermare nel mondo i valori della pace, della libertà e dell'uguaglianza. Anche a Pescara vogliamo testimoniare tutti insieme che questi sono i nostri principi democratici e che nessuna violenza potrà metterli in discussione. Siamo cittadini europei che chiedono una umanità verso i rifugiati e allo stesso tempo intelligenza e fermezza contro i terroristi. Siano queste le armi che l'Europa mette in campo per rispondere all'orrore di Bruxelles. Siamo con una rappresentante della comunità araba di Pescara. Anche voi partecipate a questa manifestazione, a questo sit-in per Bruxelles. Voi siete islamici, certo. E condannate quanto è accaduto, certo, a Bruxelles. Io in prima linea, io sono stata una delle promotrici di Siamo Qui, la manifestazione del 20 marzo, quella che abbiamo fatto a Pescara, abbiamo coinvolto tante enti, tante associazioni, istituzioni per dire no alla guerra, al terrorismo, al razzismo, e poi sentiamo che dopo due giorni succede questa cosa qua. Io condanno fermamente perché non mi rappresentano, non rappresentano la comunità araba islamica che vive tra l'altro da tanti anni qui e che non condivide le ideologie sbagliate, perché per me i terroristi non hanno né religioni né appartenenze e quindi loro uccidono i valori di tutti quanti noi, dell'umanità e i principi sani, non soltanto il cuore dell'Europa, diciamo, o l'European in modo particolare. E potevo starci io all'aeroporto, chiunque, quindi io condanno questi atti e non li accetto né io né la mia comunità. E noi parliamo ancora dei tragici fatti di Bruxelles, ferma condanna del terrorismo e vicinanza al popolo belga, oltre che alla grande comunità abruzzese presente proprio in Belgio. E questo il senso del documento predisposto dal Consiglio regionale d'Abruzzo dopo gli attentati nella città belga. Vediamo. Solidarietà alle vittime degli attentati di Bruxelles e al popolo belga, vicinanza ai tanti corregionali, emigrati e non che vivono in Belgio, sostegno alle istituzioni comunitarie e condanna del terrorismo di matrice fondamentalista islamica. Sono i punti contenuti all'interno del documento predisposto dal Consiglio regionale d'Abruzzo subito dopo gli attentati terroristici nella capitale del Belgio. Il Consiglio regionale, si legge nel documento, esprime immensa costernazione e profondo cordoglio per le vittime. Gli attacchi, continua, dopo quelli di Parigi del novembre scorso, costituiscono atti disumani rivolti contro la popolazione civile di inerme, immersa nella propria vita quotidiana. Atti orribili ed inaccettabili, finalizzati a distruggere la convivenza e i diritti fondamentali dell'umanità. In conclusione del documento si legge che è stato inferto un colpo terribile alle istituzioni dell'Unione Europea, le quali, dopo il secondo conflitto mondiale, rappresentano un baluardo insostituibile di pace e di progresso civile per il mondo intero. E noi ci spostiamo ad Avezzano, oggi pomeriggio grande folla per l'arrivo nella città marsicana del leader della Lega Salvini, che ha parlato anche della vicenda della casa che era stata occupata da una cittadina di etnia Rom. Salvini si è intrattenuto con le persone che sono arrivate proprio in via Mattarella, grande folla, ha parlato anche di questioni politiche, ma soprattutto ha posto l'accento proprio su questa vicenda della casa occupata. Andiamo a vedere il servizio. Bene, prendo per buona la fortunata coincidenza che dopo settimane e mesi di denunce ha portato a uno sgombero nello stesso giorno della mia venuta ad Avezzano. È solo una fortunata coincidenza e quindi vorrà dire che tornerò in occasione della prossima occupazione abusiva. Se basta questo, la signora ha occupato senza diritto, mi sembra. Quindi uno può anche essere mio fratello, ma se occupa senza diritto una casa che non gli spetta deve uscire da quella casa. Punto. Deve rispettare le leggi come tutti gli altri, perché in Italia funziona così.
Queste le parole del leader della Lega. Noi cambiamo ancora pagina, parliamo di occupazione. Non sono infatti confortanti i dati sull'occupazione nella nostra regione. Secondo l'analisi presentata dalla CGIL, nell'ultimo anno a caratterizzare la nostra regione sono stati soprattutto gli voucher, contratti e contratti part-time. Ancora lontana la tanto auspicata ripresa. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa nella sede regionale della CGIL in Viale Benedetto Croce a Pescara. Andiamo a sentire il servizio di Francesca Romana Testi. La CGIL mette in chiaro i dati sull'occupazione in Abruzzo. Se è vero che era stata diffusa la notizia di un incremento di contratti a tempo indeterminato come diretta conseguenza del Jobs Act, è vero anche che ad un'analisi più attenta tale risultato nasconde anche molte insidie e numeri che non fanno dell'Abruzzo la regione in ripresa che si diceva. Si dice che sono aumentati i contratti di lavoro a tempo indeterminato grazie al Jobs Act. Sono aumentati alcuni contratti a tempo indeterminato, ma analizziamo bene. Non è per il Jobs Act, è per gli sgravi contributivi che sono stati dati alle imprese. Fino alla fine del 2015 gli sgravi contributivi sono al 100%, di ben 8.000 euro. Se andiamo a vedere i dati di gennaio 2015 e gennaio 2016, quando lo sgravio contributivo da gennaio 2016 si riduce al 40%, i contratti a tempo indeterminato si dimezzano letteralmente. Quindi se c'è qualche aumento di contratti di lavoro a tempo indeterminato, non è per il contratto a tutele crescenti, come si dice, ma per i consistenti sgravi contributivi che sono stati dati nel corso di un anno alle imprese. A spiccare su tutti i dati poi c'è il fenomeno dei voucher, che mettono l'Abruzzo al terzo posto delle regioni italiane che ne fanno più utilizzo, senza parlare del fatto che i famosi contratti a tempo indeterminato stipulati nell'ultimo anno sono per la maggioranza part-time. Esplodono i voucher, che è la forma di lavoro precario che sta diventando la più diffusa non solo in Abruzzo ma in tutta Italia. Vorrei dare questo dato: l'Abruzzo per l'utilizzo dei voucher è la terza regione in Italia, dopo la Sicilia e dopo la Campania. Parliamo ora di cronaca giudiziaria, perché la Regione Abruzzo si costituisce parte civile tramite il legale dell'Avvocatura dello Stato Generoso Di Leo nell'ambito del processo sulle presunte tangenti all'assessorato alla cultura della Regione Abruzzo, nato da un'inchiesta del 2013 che fece finire gli arresti domiciliari per 4 mesi l'ex assessore, all'epoca assessore, Luigi De Fanis. Questa mattina prima udienza davanti al Tribunale Collegiale di Pescara, presieduto dal giudice Maria Michela Di Fine. Subito si è reso necessario un rinvio per un difetto di notifica ad uno degli imputati. Il PM Annarita Mantini ha comunque depositato l'elenco della documentazione che intende produrre per consentire ai difensori di interloquire nel corso della prossima udienza, l'udienza che è stata rinviata al prossimo 19 maggio. Parliamo ancora di cronaca giudiziaria, perché è diventato un oblato benedettino Giulio Cesare Morrone, reo confesso dell'omicidio della moglie Maria Bottega, avvenuto nel 1990. Dopo le 2 sentenze di prescrizione in primo grado e in appello, Morrone ha abbracciato la vita spirituale in un convento di Casalbordino in provincia di Chieti. Vediamo. Sia lodato Gesù Cristo, che volete che vi dica questo? Ha scelto la vita monastica Giulio Cesare Morrone, reo confesso dell'omicidio della moglie Teresa Bottega, correva l'anno 1990. La sua giornata è scandita dalla regola benedettina dell'ora et labora, sveglia all'alba, preghiera, meditazione e lavoro e, si spera, conversione e pentimento. Proprio quello a cui non vogliono credere i familiari della donna, allora 35enne, strangolata all'interno della casa di spoltore che condivideva con il marito e gettata in un torrente a Bondeno vicino Ferrara. Il caso Bottega è stato per oltre 20 anni un cosiddetto cold case, come si dice in gergo, un caso irrisolto chiuso nel cassetto della polizia. Solo un intreccio fortuito di testimonianze e l'uso della moderna tecnologia d'indagine ha consentito agli investigatori della squadra mobile di Pescara di dare un volto e un nome all'assassino. Morrone oggi è un oblato del convento di Santa Maria dei Miracoli a Casalbordino, che ha deciso di espiare la sua colpa all'interno di una cella monastica, dopo aver evitato quella del carcere grazie alla
prescrizione stabilita dal giudice del primo grado a Pescara e da quelli dell'appello all'Aquila. I fratelli Bottega continuano a chiedere giustizia e sono decisi a ricorrere in Cassazione affinché venga riconosciuta l'aggravante dei futili motivi e quindi si condanni Giulio Cesare Morrone a 30 anni di carcere grazie ai benefici del rito abbreviato. La sorella di Teresa Bottega, Maria Pia, ha deciso di non perdonare Morrone, cosa che invece ha fatto la figlia dell'uomo. Troppo pesanti gli anni di segreti e di bugie. Ma la figlia è la figlia. Io sono la sorella. Io sono la sorella di Bottega Teresa. Non perdono. Parliamo ora di politica, di amministrative, perché nel prossimo mese di giugno si voterà per l'elezione del nuovo primo cittadino a San Giovanni Teatino. A presentarsi saranno tre candidati. Il sindaco uscente Luciano Marinucci annuncia la volontà infatti di ricandidarsi. Il PD appoggia Verino Cardarelli e il Movimento 5 Stelle presenta Mario Cutrupi. Si ricandida Luciano Marinucci, il sindaco uscente di San Giovanni Teatino. Annuncia di voler proseguire il suo lavoro e nel farlo ripercorre le tappe del suo primo mandato. Un atto dovuto nei confronti della cittadinanza, considerato che noi abbiamo iniziato un percorso 5 anni fa in un momento difficile della storia non solo del nostro paese, penso della nazione intera, anche dell'Europa. Abbiamo portato avanti un piano di risanamento, tenendo basse le spese del comune. Abbiamo avuto anche notevoli contributi straordinari da parte dello Stato, dalla Comunità Europea nell'ordine di circa 10 milioni di euro, parte le abbiamo spese e parte le dovremmo spendere sempre in considerazione delle esigenze dei nostri cittadini. Nessuna paura per i candidati avversari, da un lato Verino Cardarelli appoggiato dal PD e dall'altro il Movimento 5 Stelle con il debutto di Mario Cutrupi. Credo che novità sia semplicemente il candidato del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la lista che si contrappone a me con il Partito Democratico in appoggio, una riflessione mi viene così spontanea. La prima volta che ho votato era candidato sindaco, dopo 37 anni ancora candidato sindaco, quindi penso che sia un po' un controsenso. A presentarsi oggi è il candidato 5 Stelle, Mario Cutrupi, 52 anni, maresciallo dell'aeronautica militare, originario di Reggio Calabria, trasferitosi a San Giovanni Teatino dal 1986, che sceglie di aprire la sua campagna elettorale con una denuncia, quella sulla bomba ecologica dell'ex fonderia De Nicola, in pieno centro città. Il Movimento 5 Stelle mette in cima alla lista delle priorità che fa, spinto dall'esigenza dei cittadini, l'ambiente, il sociale e tutto quello che riguarda il territorio. È proprio per questo che adesso siamo qui a parlare della bomba ecologica. Facciamo riferimento ai locali della ex fonderia che contengono al loro interno una quantità enorme di amianto in cattiva conservazione, contengono polveri di fonderie, contengono tutta una serie di sostanze che hanno persino colpito le falde acquifere, quindi stiamo parlando di un problema noto, risaputo. L'unica cosa che ci chiediamo è come mai ad oggi nessuno ha fatto niente. Ancora politica, inizia ad entrare nel vivo la campagna referendaria per il voto sulla riforma del Senato varata dal governo Renzi. Ieri sera a Montorio al Vomano il comitato provinciale per il sì ha incontrato i cittadini per spiegare le ragioni del voto favorevole al referendum del prossimo 16 ottobre. Si è parlato di riforma costituzionale e delle ragioni del sì al referendum di ottobre nell'incontro organizzato ieri sera a Montorio al Vomano dal Comitato Referendum Provinciale di Teramo #SiVota. Nel corso del dibattito sono state approfondite le tematiche relative alla riforma del Senato, che passerà dagli oltre 300 componenti attuali ad avere 100 senatori, non più espressione diretta del voto dei cittadini. La riforma del Senato è stata voluta dal governo Renzi per dare più voce ai territori, che saranno rappresentati anche dai sindaci oltre che dalle regioni, spiegano gli organizzatori. L'abolizione del Senato, o meglio la sua rimodulazione, consentirà anche quello che noi chiediamo da tempo da amministratori locali: il collegamento con il territorio, con l'elezione dei sindaci. Per non parlare dell'abolizione del bicameralismo, che consentirà di avere una sola Camera dei Deputati, la sola Camera del Parlamento, quindi la Camera dei Deputati, con un'approvazione più rapida e più veloce delle leggi. Con questa votazione noi riusciremo finalmente a portare dei cambiamenti radicali a uno Stato che così diventerebbe più vicino a quelli europei, a quelli che sono nell'ambito europeo. E finalmente speriamo l'Italia possa essere uno Stato che sia al passo con i tempi e possa essere snello e più vicino al cittadino.
E noi ci spostiamo all'Aquila con i caschetti in viaggio all'interno dei tunnel intelligenti dei sottoservizi del centro storico del capoluogo di regione. Vediamo il servizio di Giorgio Alessandri. Verrà completato a metà del 2017 il primo stralcio dei lavori per la costruzione dei cosiddetti tunnel intelligenti della rete sotterranea di servizi che interessa il cosiddetto asse centrale del capoluogo. Le reti di acqua, luce, telefonia fissa e fibra ottica verranno collegate direttamente alle utenze dei palazzi che verranno ricostruiti. All'Aquila intanto visita guidata nei tunnel per capire come si compone quella che sembra una città parallela, dove tutto è pronto per la città smart invocata da più parti. Come spiega il responsabile dei lavori Aurelio Melaragni, dopo i ritardi iniziali i lavori procedono senza ulteriori problemi. Fra qualche giorno avremo già circa 3.000 metri completamente finito, allestito, ma già adesso diciamo, i tratti di fognature interne al tunnel già raccolgono le acque dei tetti e le acque delle abitazioni, degli edifici insomma, che ci sono sui bordi della strada. Quindi diciamo che stanno già funzionando. Ecco. Sindaco Salente ha parlato di termini per l'asse centrale nel 2017, è una previsione verosimile? Sì, è una previsione verosimile perché abbiamo già superato qualche intoppo iniziale, le procedure ormai sono abbastanza definite e snelle, per cui i lavori stanno procedendo con il ritmo diciamo, previsto in fase progettuale. Quindi il ritardo iniziale, quello ormai non verrà recuperato, però le previsioni dovrebbero essere rispettate, diciamo che arrivano a maggio-giugno del 2017, diciamo, quindi a metà dell'anno prossimo dovrebbe essere tutto finito. E noi restiamo all'Aquila perché dopo la realizzazione dei sottoservizi si pensa già all'infrastrutturazione del centro storico e soprattutto alla pavimentazione. Niente auto in centro. Vediamo il servizio di Daniele Rosone. Mentre in città si lavora per i sottoservizi, l'amministrazione comunale pensa già all'idea di città futura. Una città con una pavimentazione bella e soprattutto una città smart, moderna e pedonalizzata, con le auto nel centro storico ridotte al minimo. L'idea è quella di creare delle opere accessorie, delle infrastrutture adeguate. Priorità riportare anche il commercio in centro, come afferma l'assessore alle opere pubbliche del Comune dell'Aquila, Maurizio Capri. Noi non vogliamo dire da sole la nostra, vogliamo anzi che ci sia una partecipazione per capire come sarà la pavimentazione del futuro. Tenete conto che ci auguriamo che sarà la pavimentazione futura per sempre, sperando che non ci siano altri problemi negli anni futuri, quindi una pavimentazione che vada nella direzione di una modernità anche rispetto a quelle che sono le più belle città italiane e le più belle città europee. Inoltre, se permettete, quando si parla di pavimentazione e di infrastrutture si parla anche di quello che è un progetto che l'amministrazione ha per il futuro del centro storico. Voi sapete tutti, è stato già annunciato dal sindaco nei giorni scorsi e nei mesi scorsi, io mi sento oggi di ribadirlo, noi puntiamo molto alla pedonalizzazione, la pedonalizzazione quasi assoluta del centro storico. È ovvio che per parlare di pedonalizzazione del centro storico quasi assoluta bisogna parlare anche di infrastrutture. Per infrastrutture si intendono parcheggi di prossimità, si intendono piani viari e del traffico che siano in sintonia con quello che è l'obiettivo dell'amministrazione, ma soprattutto l'obiettivo principale è quello di riportare la gente in centro attraverso anche il rientro delle attività commerciali. Noi andiamo a Teramo perché è stato chiuso questa mattina in via precauzionale il guado di Contrada Carapollo. Intanto il direttore dei servizi della Teramo Ambiente ha annunciato che a breve saranno posizionati sul guado dei dissuatori permanenti in modo da rendere accessibile il passaggio solo ai mezzi della Teramo Ambiente. Lisa Leuzzo. Il passaggio in Contrada Carapollo, che è un guado su cui ci sono state tante polemiche in passato alla chiusura, oggi ha chiuso e avete già annunciato che chiuderà definitivamente. Il guado oggi è stato chiuso perché l'acqua del fiume ha superato la soglia di sicurezza e quindi attraverso un sistema di sbarre mobili è stato interdetto l'accesso ai mezzi della Tema. Colgo l'occasione per ricordare che quel guado, il transito su quel guado è consentito esclusivamente ai mezzi di servizio della Teramo Ambiente, come ricordato dalla cartellonistica presente. Non è consentito, non è permesso il transito ai cittadini. In futuro sarà previsto un sistema permanente di sbarramento di accesso per mezzi che non sono quelli di servizio della società, proprio per ragioni di sicurezza.
Ecco, la polemica era nata per il costo di questo guado che doveva essere, visto il costo elevato, doveva essere anche utilizzato dai residenti o per il passaggio. Sul costo io non mi posso esprimere perché non me ne sono occupato direttamente e sono questioni che hanno riguardato la governance societaria. Riguardo alle polemiche sul transito, rimane il fatto che quel transito è consentito esclusivamente ai mezzi della società e per questioni di sicurezza, come ricorda la cartellonistica già esistente, è impedito il transito a mezzi che non siano mezzi di raccolta della società. E noi ci spostiamo a Giulianova perché grazie all'accordo con TIM il comune giuliese si dota di alcuni servizi innovativi che sfruttano le nuove tecnologie di comunicazione. Scopriamo quali nel servizio che andiamo a vedere insieme. Street Control, Smart Parking, Environment Sandbox, Urban Security. Il comune di Giulianova fa l'americano, anche nel lessico, aderendo ai servizi forniti da TIM. Ieri mattina in municipio sono stati presentati nuovi servizi definiti ad alto impatto tecnologico già installati e funzionanti nel territorio comunale. Il servizio di Street Control riguarda il monitoraggio e la sicurezza stradale. Lo Smart Parking consiste invece in una piattaforma basata sull'utilizzo di sensori applicati sul manto stradale nei singoli stalli di parcheggio senza cablaggi. L'Environment Sandbox, infine, consiste in un sistema di controllo ambientale e consente l'analisi delle informazioni acquisite dal territorio in maniera intelligente. TIM fornirà il comune di Giulianova con tre nuovi servizi per quanto riguarda la sicurezza stradale e il telerilevamento. Nell'ambito di questa attività nessuna di queste avrà carattere di tipo sanzionatorio ma di controllo del territorio che permetterà a tutta la cittadinanza di vivere una qualità della vita nell'era del digitale. E siamo alla pagina sportiva, apriamo parlando di calcio, di Serie B e del Pescara che questo pomeriggio è partito alla volta di Roma, squadra in ritiro fino a venerdì quando poi ci sarà il trasferimento in terra umbra per la gara di sabato con la Ternana. Questa mattina tra l'altro prima dell'allenamento un gruppo di tifosi biancazzurri ha chiesto un colloquio con giocatori e tecnico, colloquio che è durato circa 15 minuti, tifosi che hanno chiesto alla squadra il massimo impegno in vista delle prossime gare, ad iniziare proprio da quella del Libero Liberati di Terni. Noi andiamo ad ascoltare proprio sul momento non positivo della formazione adriatica l'attaccante Cristian Pasquato. Cristian Pasquato, una settimana anomala iniziata con il presidente Sebastiani che è venuto da voi a parlare, cosa vi ha detto? E poi oggi c'è stato anche un incontro con i tifosi. Sì, beh, c'è stato un confronto col presidente, come l'abbiamo fatto anche tra di noi, tra squadra, per capire un po' ecco, quali possono essere le problematiche. Credo sia giusto che le cose che vengono dette in spogliatoio rimangano tra di noi, ma io credo che di base problemi non ce ne siano, nel senso c'è un problema di risultato, però le prestazioni forse se non un primo tempo con l'Ascoli un po' in colore, il resto ho sempre visto una squadra viva, anche a Crotone nel 4-1, cioè la squadra ha creato 5-6 palle gol, quindi questo deve farci forza, però non possiamo ecco, ogni partita partire in svantaggio perché non è facile recuperare, il momento lo dice chiaramente. Ecco, anche i tifosi vi hanno spronato quest'oggi. Sì, sì, assolutamente, credo succeda in tutte le piazze e sono arrivati anche qui anche oggi, ma non è successo niente di grave, è stato anche qui un confronto, ci hanno voluto dare il loro appoggio e ci hanno detto di tirare fuori gli attributi. Ecco. Sognavi un ritorno a Pescara un po' diverso anche dal punto di vista personale, immagino? Ma non mi sarei mai aspettato ecco, di far 9 partite e non poter mai gioire, questo sì, anche perché la squadra veniva da un periodo straordinario. Però non siamo qui e quindi siamo molto positivi, guardiamo avanti, siamo comunque nonostante tutto, nonostante essendoci fermati, siamo nei play-off, siamo a 3 punti dai terzi e quindi sta a noi, c'è questo mini torneo di 10 partite e noi dobbiamo fare più punti possibili. L'ultima, che squadra è la Ternana che affronterete? 2 lo scorso anno a Terni ha esordito con un gol su punizione se non ricordo male. Sì,
auguro che il risultato sia diverso e magari anche non segnando di poter vincere, perché l'anno scorso abbiamo comunque pareggiato. La Ternana è una squadra che sta lottando per la salvezza anche loro, hanno 40 punti, però è una squadra quadrata e in casa è una squadra tosta. E come sapete anche voi, l'ho sempre detto, il campionato di B è difficilissimo, lo stiamo vivendo personalmente noi perché dalle stelle siamo un po' alle stalle, diciamo. Però ecco, come ho detto prima, massima tranquillità, non dobbiamo aver paura perché sennò veramente le perderemo tutte. Parliamo ora del Lanciano. A causa di un risentimento muscolare, l'attaccante della Virtus Federico Di Francesco è rientrato anticipatamente dalla convocazione con l'Under 21. Gli esami hanno infatti evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al flessore sinistro. Le condizioni del giocatore andranno valutate nei prossimi giorni. Fermo il difensore Di Filippo, ora noi ascoltiamo il tecnico Primo Maragliulo. I numeri sono grandi e rimangono dei numeri. Poi sta a noi continuare a farli, soprattutto quelli positivi. Io rimango dell'opinione che bisogna rimanere sempre con i piedi da terra. Credo che ci siano anche delle realtà che bisogna guardare. Da un momento all'altro può succedere sempre di tutto. E penso che sia giusto dire che se dovesse continuare in questa maniera la quota salvezza si potrebbe abbassare di uno o due punti secondo me, però rimango dell'opinione e dell'idea che non bisogna mai fermarsi assolutamente e cercare quanto prima di raggiungere quota 50, che reputo comunque la quota sicurezza. Poi se all'ultima partita sarà 47 o 48, ben venga per chi la può raggiungere all'ultima partita, insomma. No, variazione tattica credo di no, sinceramente. Di uomini, come ho detto anche sabato dopo la partita, quando me lo avete chiesto, è normale che io stia pensando all'alternativa, ma vi garantisco che le alternative possono essere 4-5, perché ci sono 4-5 elementi che non vedono l'ora di giocare e che potrebbero giocare al posto di Di Francesco. Chiaramente sarà a me scegliere la situazione migliore, che riterrò più opportuna anche in base a come sarà schierata la squadra avversaria. E siamo alla Lega Pro, al campionato che ha visto oggi la disputa del teso derby del Gran Sasso fra Teramo e L'Aquila. L'ha spuntata la formazione di casa allenata da Vincenzo Vivarini con il risultato di 2-1. Teramo in vantaggio al 19° del primo tempo con Moreo, al 44° il pareggio dell'Aquila con Boulevardi, ad un quarto d'ora dalla fine il gol vittoria di Caidi per il Teramo. Andiamo a vedere il servizio realizzato da Andrea Costantini. Davanti ai 1800 spettatori del Bonolis, di cui 300 dall'Aquila, il Teramo torna a vincere il derby del Gran Sasso a distanza di quasi 3 anni con i gol dei giganti Moreo e Caidi. Decisivo il secondo tempo, meglio interpretato dai padroni di casa, anche se l'Aquila grida vendetta per l'occasionissima sciupata nel finale da Perna. Come nelle previsioni, il tecnico di casa Vivarini conferma l'11 che ha impattato ad Arezzo, con Moreo preferito a Forte, Cecchini a sinistra e Petrella inizialmente in panchina. Mossa a sorpresa di Perrone rispetto allo 0-0 col Pisa. San Domenico largo nel 3-5-2 al posto di De Francesco, con De Sousa ad affiancare Perna. In campo gli ex Ligorio e Milicevic. In tribuna tanti addetti ai lavori: il presidente del Pescara Sebastiani, i papabili di S Teramani Minguzzi e Lupo, quello del Lanciano Leone, l'ex tecnico Frentano D'Aversa. L'avvio di partita è al piccolo trotto, ma le prime fiammate sono di rilievo. 14° punizione di Milicevic e spettacolare sforbiciata di Boulevardi che coglie il palo. La risposta teramana è vincente: discesa di Cecchini che mette dentro un pallone basso e teso che fa fuori la difesa aquilana, piattone di prima intenzione di Stefano Moreo e palla all'incrocio. 1-0 per il Diavolo, che torna a segnare dopo 3 partite. Per l'Airone, 6° gol, l'ultimo lo aveva segnato a Lucca lo scorso dicembre. Il Teramo però non sfrutta bene il vantaggio, perde il capitano Speranza per un problema muscolare alla mezz'ora, dentro Caidi. L'Aquila fa fatica a creare, con San Domenico troppo fuori dal gioco e centrocampo povero di idee. Così, dopo alcuni velleitari tentativi dalla distanza, la squadra di Perrone può approfittare delle incertezze del portiere Teramano Tonti, che al 38° regala un pallone a Perna, il quale non ne approfitta, e dopo 6 minuti respinge male un destro dalla distanza di San Domenico. Boulevardi, in posizione regolare, insacca per il suo primo gol in maglia rosso-blu. Nella ripresa Perrone toglie De Sousa,
Dentro De Francesco e San Domenico di punta, ma il Teramo a giocare con un piglio più autoritario. Già al quinto, sponda di Moreo per Di Paolo Antonio che impegna Scotti. Al nono, spunto di Brugaletta e cross per Lenoci che schiaccia il tiro, alto di un soffio. Al ventesimo, Vivarini gioca la carta a Petrella al posto di Paolucci, ma al ventiquattresimo a strappare applausi e ancora l'airone Moreo con questo numero. Ottima la sua partita. L'Aquila torna a farsi vedere al ventottesimo. Il corner di San Domenico mette in affanno Tonti, per Rotta salva sulla linea, poi l'ex Milicevic nel mucchio viene murato e dopo tre minuti arriva il gol partita, corner di Di Paolo Antonio e colpo di testa imperioso di Nebil Caidi al suo secondo centro stagionale. Il Teramo gestisce il risultato fino al quarto minuto di recupero, quando San Domenico offre un pallone solo da mettere dentro a Perna che incredibilmente sbaglia. Il Teramo sorride, all'Aquila resta il rammarico e la rabbia dei propri tifosi. Il Teramo ha fatto secondo me una buonissima prestazione in linea con le altre. Oggi siamo stati un po' più fortunati sugli episodi, cioè anche se abbiamo avuto altre occasioni che potevamo far gol, però anche diciamo, siamo riusciti a fare due gol, quindi questo è un qualche cosa di grande che ci ha permesso poi di legittimare sicuramente il risultato. Non solo per l'azione finale, ci sono stati sicuramente parecchi episodi che non ci hanno girato bene, a partire dal palo interno. Salvataggio, due salvataggi sulla linea, il tiro di Milicic impallato, il gol che è venuto da un'azione irregolare precedente, un fallonetto su Cosentini non fischiato e poi l'ultima azione, quindi ce n'è per essere rammaricati. E noi restiamo a Teramo perché ieri pomeriggio nella sala consiliare del comune aprutino l'amministrazione comunale ha premiato gli arbitri che portano il nome della città nelle massime categorie di calcio e basket. A ricevere il premio sono stati Giampaolo Calvarese, fischietto del massimo campionato di calcio, Elenito di Liberatore, assistente della Serie A, e Guido Di Francesco, arbitro di Serie A di pallacanestro. Vediamo il servizio. Non credo che tutti sappiano bene che io mi chiamo Giampaolo, ma sanno tutti benissimo che sono di Teramo, quindi per noi questa cosa di appartenere alla città di Teramo da un lato ci riempie di orgoglio, ma ci carica anche di responsabilità, però questo fa sì che sentendo la vicinanza dei cittadini teramani andiamo in campo non soli. Io quando scendo dentro uno stadio, dentro al terreno di gioco, sento sempre la mia teramanità e la porto dentro. Negli ultimi anni, diciamo, l'interazione arbitro-assistente ha avuto una bella evoluzione, un'importante evoluzione, sia per l'evoluzione del gioco stesso e delle regole, sia anche per l'evoluzione della tecnologia. Oggi con l'auricolare, essendo connessi 90 minuti, interagiamo in maniera diretta e costante. Se dici prossimi europei, dici una grande responsabilità, l'orgoglio di poter rappresentare oltre che una nazione, una terra come la terra d'Abruzzo e Teramo in particolare, e questo fa sì che io darò tutto me stesso affinché possa tornare vincitore, quantomeno con l'impegno e con l'abnegazione che metto sempre nelle cose che faccio. Per noi è un riconoscimento importante perché tutte le domeniche portiamo il nome della nostra città sui campi e vedere questo riconosciuto da parte della propria cittadinanza è una cosa che ci riempie di orgoglio. Facevo entrambi nel contemporanea, sia il calcio che il basket. Poi sono arrivato a un punto in cui facevo l'arbitro in Serie C di calcio, la B di pallacanestro, ho dovuto fare una scelta. La mia scelta è stata un po' per uno sport un po' più a misura d'uomo. E siamo così giunti al termine della terza edizione del TG6. Grazie come sempre per averci seguito e dalla nostra redazione l'augurio di una serena notte.